I campioni in carica scendono in campo in quella che è l'ultima giornata della prima tornata di partita, prima giornata di campionato d'apertura di questa Serie A del Tiny League. Si affrontano Ares Calciacicco contro Papa Boys, ovvero un remake della scorsa semifinale Scudetto vinta dall'Ares, ma oggi è un'altra storia. Oggi è il tempo di scrivere una storia diversa. L'alzamento di Sporting Club, un saluto da Marco Lompietti. Marco Valermi. Questa è Ares Calciacicco contro Papa Boys. Marco, un commento al volo. Partita, diciamo, importante perché le due squadre, come ho detto prima, si sono affrontate l'ultima volta proprio in una partita importante come la semifinale Scudetto. Cambiano gli interpreti, però non cambiano le emozioni. Qualche assenza di rilievo da entrambe le subito d'alta classifica tra due squadre che lotteranno sicuramente per il vertice della Serie A. Niccolini. Finta e poi tocca verso Carrino, salva sulla linea scatena. Dice che si può proseguire, la vediamo ancora Pirucci, le sue finte. Fa sul sinistro, poi sul destro. Pirucci lo mette in mezzo, Angelici interviene. È sempre il segno di Filippo Angelici, questa via di stagione dei gialloni dell'Ares. È lui che porta avanti la squadra scudettata. Ottimo schema da parte dell'Ares. Pirucci imbecca benissimo Angelici che stoppa di petto e trafigge l'incolpevole Massarelli. Pierucci col tacco, scatena, riesce a prendere lo spazio, scatena! La palla sbatte sul palo, clamorosa chance del gol, e poi addosso a Massarelli. Non ha fatto la sua solita giocata, o meglio, è andato a tagliare. Intanto vediamo subito questa azione, poi Sì, parliamo perché c'è semmai ancora del tiro. scatena che prova a girarsi e calciare, la blocca Massarelli Bravo a terra. Massarelli. Va in lungo verso Carrino, Carrino calcio di prima intenzione! Si sblocca il bomber Lorenzo Carrino, il primo gol dei Papa Boys è il suo, il gol del pari, 1-1. Bravo Massarella ad imbeccare subito Carrino che tira di prima intenzione anticipando Sciamannini sul secondo palo. Pierucci tallonato da Niccolini in maniera regolare. E ora che riparte, c'è un 2 contro 1. Niccolini, Niccolini va da solo. Lo chiude Resia, poi arriva Federico Rossi che calcia sul fondo. Che chance! Pierucci allarga verso Scatena. Scatena prova a prendere lo spazio e lo trova con una grandissima giocata. Alessio Scatena, una giocata delle sue. Flashman trova il suo primo gol in campionato. Veramente una giocata lodevole questa, oltre ad avere una grandissima velocità, ha anche una velocità di esecuzione. Qui anticipa tutti, difensore e Massarelli. Angelisti dentro per Federico Rossi, in insolita posizione di pivot, mentre quella insolita ora di Carrino laterale che prova a centrarsi, calcia, Sciamannini, la tocca. Bravissimo Sciamannini, qui Carrino era riuscito veramente a angolare il tiro sul secondo palo. Perso Eresia, si propone ancora, scatena, scatena contro Masselli, Massarelli! Lo chiude scivolata dentro l'area di rigore. Questo credo è il motivo della protesta. Scatena è rimasta ancora a terra. L'arbitro va a sincerarsi delle sue condizioni. Andiamo ad analizzare la situazione, Marco. Ma nulla da dire, l'intervento di Massarelli pulitissimo. Palla piena dentro l'area di rigore. Scatena cerca lo scambio con Eresia. Passa Scatena! Quando accelera Alessio Scatena è un giocatore portentoso. Ancora però l'Ares in possesso palla, strenuo. Ancora con Eresia che avanza. Eresia allarga verso Angelici. Angelici contro Massarelli! Filippo Angelici, l'uomo d'oro dell'Ares, si propone bene, si sgancia sulla sinistra e poi è chirurgico sotto porta. Appena si apre la difesa dei Papa Boys, Ares è bravissimo a far circolare palla, allargare il gioco. Trovano Angelici laterale tutto solo che di piattone batte Massarelli per il gol del 3-1. Carrino si gira, Carrino, la palla passa, ma salva tutto lui, sempre lui, Flashman. Non ci riesce, Conti fa passare questo pallone, interviene Pierucci, elegante a recuperare palla, e supera Angelici ancora scatena! Letale, semplicemente letale. La formazione giallonera quando riesce a ripartire palla, a riprendere palla, a ripartire in progressione verticale. È una squadra imprendibile quando fa così. Squadra imprendibile, ma Papa Boys troppo spaccati hanno concesso per l'ennesima volta in questa circostanza. Era un 3 contro 1, è veramente difficile per una squadra co come Ares non concretizzare una tale superiorità offensiva. Attenzione ancora per Eresia, Eresia allarga verso Angelici. Angelici ha rischiato il pokerissimo l'Ares. Ancora scatena, passa scatena, sguscia scatena, fino alla fine scatena, salta anche il portiere che lo mette giù e l'arbitro indica calcio di rigore. Calcio di rigore in favore della formazione giallonera. Alessio Scatena è passato come ha seminato il panico, come Birilli gli avversari. Ha saltato Massarelli che l'ha messa a terra. Allora, i giocatori dei Papa Boys, Massarelli dice di aver toccato la palla. A me, a mio avviso, non è sembrato questo. Neanche per me. Al massimo non la. Però non so Cioè, nel neanche senso. se c'è stato un tocco veramente È come decisivo diciamo in questi per Scatena. casi, Marco, le immagini sono queste, giudicate Esatto. Esatto. voi. Angelici sul pallone.
Massarelli che si riscatta così. Vuoi provare a riportarsi in partita? Carrino calcia Sciamannini. Che bella risposta. Ancora bravo Sciamannini, ha impegnato un paio di circostanze in questi ultimi minuti e si è fatto sempre trovare presente. Tu, Rossi. Pirucci subisce fallo, è tiro libero dunque. Rossi ha speso il sesto fallo. Angelici ci riprova, dopo il calcio di rigore era col tiro libero. Angelici calcia benissimo. Tripletta personale, se non vado errato. Filippo Angelici sta facendo una via di stagione sontuoso per l'Ares e qui ha calciato molto meglio del rigore. Sì, ha tirato notevolmente meglio rispetto al rigore, incrocia forte, questa volta Massarelli non riesce ad opporre resistenza. Finisce il primo tempo quando Resia poteva partire quasi in contropiede. Comunque, dicevi Marco, anche per chiudere anche questo bilancio della prima frazione di gioco sul 5-1. Serve a poco tirare dalla tre quarti campo avversaria, è difficile opporre e riuscire a trafiggere il portiere avversario da quella distanza. Deve cercare di giocare, hanno le qualità i ragazzi dei Papa Boys per poter arrivare davanti, per mettersi davanti a Sciamannini. L'hanno dimostrato in questo primo tempo, ma in questo primo tempo quello che si è visto è un Ares nettamente superiore. Esce Flashman, scatena per andare in velocità sulla sinistra, poi si accende, scatena! La grandissima risposta da parte di Massarelli. Prova il contropiede ora i Papa Boys con Evangelisti che va a sinistra, lo chiude bene Resia. Ancora scatena che prende il tempo all'avversario. È un 2 contro 1. Scatena, fa tutto da solo. Scatena! Sull'esterno della rete. Attenzione a questo attacco di scatena verso Resia che si sgancia. Resia in mezzo per scatena! Ma che bellezza questa Ares! Mette tutti d'accordo scatena. È ancora un'azione ma di prepotenza da parte di Ares, che però ha sempre un giocatore libero sul secondo palo centralmente. Papa Boys a livello difensivo questa sera male. Ancora passa centralmente, la mette ancora su Pierucci che va col tacco, è una delizia il gol di Francesco Pierucci. Eravamo un attimo coperti nella visuale, ma Pierucci ha fatto un gol delizioso, il gol del 7-1. Anche Pierucci è un giocatore, insomma, sontuoso. Un cioccolatino quello di Pierucci, ancora l'asse scatena Pierucci, perfetto. Sente l'arrivo di Massarelli che prova ad andare a coprire sul suo lato sinistro e Pierucci sente proprio il primo palo scoperto e con il tacco. Intanto Carrino va subito al gol, sì, il gol del 7-2. E neanche ti ha dato il tempo di commentare la reazione su tutta la sua del numero 9 del bomber dei Papa Boys. E di qua abbiamo potuto apprezzare tutta la rabbia da parte di Carrino, che sicuramente è l'elemento che non ci sta più di tutti a perdere. Scatena lungo linea verso Angelici. Angelici può girarsi, cerca la conclusione. Ancora Angelici buca la porta, buca le resistenze di Massarelli e con ogni probabilità chiude definitivamente la partita. Sì, anche perché se Ares riesce a realizzare gol anche in inferiorità numerica offensiva, qui era un 2 contro 1. Veramente Ares sta giocando al risparmio, tra l'altro, perché abbiamo visto tutti i giocatori non dare supporto ad Angelici. Ancora Resia che allarga, nuovamente Angelici per Pierucci. Su Angelici, tutto bellissimo. Ancora Pierucci, allarga nuovamente per Scatena. Scatena si ferma, giocata ancora su Pierucci, sul palo. 5 minuti al palo. Attenzione al pallonetto di Pierucci, elegante su Angelici. Angelici, cucchiaio sulla traversa. Il palleggio di Lorenzo Carrino che prova a girarsi, ci riesce. Sciamannini interviene in calcio d'angolo in qualche maniera. Verso Matteo Rossi, non ci pensa due volte e calcia. Non male questo tentativo. Insieme a Carrino intanto che controlla questo pallone, ancora Sciamannini che ha fatto anche lui una buona partita comunque nel complesso. Sì, quando chiamato in causa si è fatto sempre trovare pronto. Zia calcia sul secondo palo, dando scatena, esce bene Massarelli. Carrino tocca su Gianmarco Conti, allarga verso Matteo Rossi che non inquadra lo specchio della porta. Angelici contro Massarelli, calcia sul fondo. Marco, se lo scorso anno gli addetti ai lavori erano stati criticati per diciamo i pronostici sui Papa Boys, quest'anno cosa dovrebbero dire dopo vista questa prestazione? Abbiamo chiesto scusa per l'errore, per il giudizio errato dei ragazzi dei Papa Boys. Sicuramente sarà una serie molto più difficile per i Papa Boys perché sono venute su squadre molto forti, li vediamo comunque nella zona medio-alta di questa classifica. Poi magari gli porteremo sfortuna come gli abbiamo portato fortuna l'anno scorso dandogli contro a livello sportivo. Questa volta gli diremo magari avranno difficoltà a salvarsi, però io li vedo nella parte medio-alta. Guarda, oggi secondo me è un test che fa poco, forse rende poco onore a questa squadra, no? Che ha nelle corde ben altro, ma nelle corde qualcosa di buono c'è sicuramente l'Ares, che vince, stravince questo primo confronto di campionato. Nonostante si sono presentati in 5 unità, i gialloneri hanno dimostrato tutte le loro qualità vincendo con ampio merito questa partita. Sì. E l'Ares è ancora la squadra da battere.
Per ora questo dice il campionato, dice da questa prima partita, Papa Boys rimandati, Ares che si conferma e da una forte risposta a Black Cats e Perticara.